panettone express. Questa volta lo facciamo con gli ingredienti che troviamo al supermercato, compresi quelli surgelati. Vediamo come. Rompiamo un uovo nel macinato e aggiungiamo 3 cucchiai di parmigiano, 3 cucchiai di pan grattato e 4 cucchiaini di prezzemolo surgelato. Tagliamo 3 fette di prosciutto crudo, circa 40 grammi, a dadini sottili da incorporare al macinato. Qualche pezzettino di aglio surgelato oppure mezzo spicchio di quello fresco e dell'abbondante noce moscata per profumare tutto il composto. Per ultimo, un po' di sale. E a questo punto possiamo usare le nostre mani. Cominciamo ad impastare tutti gli ingredienti che abbiamo messo fino a questo momento. Impastiamo bene formando una bella palla di carne, come se facessimo una polpetta. Aggiungiamo qualche cucchiaino di pan grattato e lo facciamo aderire bene a tutto il polpettone, in questo modo. Una volta messo il pan grattato, non dobbiamo fare altro che dare la forma al nostro polpettone, quindi lo modelliamo con le mani, in questo modo. Cominciamo a pigiarlo lungo i bordi, i lati, continuiamo finché non troviamo una forma che ci piace e lo schiacciamo leggermente sopra, in questo modo. Così il polpettone cuocerà anche prima al suo interno. Prendiamo una teglia per forno non molto larga, versiamo dell'olio extravergine d'oliva e posizioniamo al centro il polpettone ricompattandolo se necessario. Aggiungiamo mezza scatola di soffritto surgelato, anche tutta volendo, dell'olio e del brodo pronto, oppure fatto in casa con del dado. A questo punto, con un foglio di alluminio, chiudiamo la teglia e inforniamo per 15 minuti a 180 gradi. Trascorso il tempo, leviamo il foglio di alluminio e proseguiamo la cottura. A questo punto dobbiamo rigirare il polpettone e, se si è asciugato troppo in forno, aggiungere ancora del brodo. Abbiamo rigirato il polpettone, messo sopra il fondo di cottura, quindi le carote, le cipolle, il sedano, e abbiamo aggiunto anche un po' di brodo. A questo punto inforniamo per l'ultima parte della cottura. Una volta raffreddato, tagliamo il polpettone a fette, le disponiamo sul piatto e aggiungiamo il fondo di cottura come una salsina. Eccolo qua, il polpettone express. Questo polpettone è possibile prepararlo anche la mattina per la sera o addirittura il giorno prima. Sarà sufficiente tagliarlo a fette e riscaldarlo nel forno coperto dalla propria salsa.